Kate Middleton, previsto boom di gravidanze nel Regno Unito. Che notizia strana questa che viene dal Regno Unito. Sembra infatti che gli ospedali si stiano preparando non solo alla nascita del figlio di Kate Middleton ma anche a quella di tante altre donne. Boom di bambini nel Regno Unito. Qualche giorno fa tutto il mondo è stato felice della notizia della gravidanza di Kate Middleton, la duchessa di Cambridge è nuovamente incinta, e regalerà a George e Charlotte un fratellino o una sorellina. Una notizia bellissima, che arriva solo dopo qualche mese che lei aveva detto di volere assolutamente un altro figlio e che adora il suo ruolo di madre. Adesso a quanto pare però, non sarà l'unica che darà alla luce un bambino, dato che molte donne del Regno Unito stanno per seguire il suo esempio. A quanto pare non è solo il vestito da sposa di Kate Middleton a essere copiato dalle giovani del Regno Unito, ma anche il suo stato interessante dato che, dopo l'annuncio della gravidanza della duchessa, c'è stato un grande incremento nella vendita di fiori, cioccolato e oggetti romantici. E adesso i supermercati hanno iniziato a fare scorta di pannolini e altri oggetti per i bambini, visto che nella prima settimana di settembre le vendite dei baby monitor, dei giocattoli e delle carrozzine hanno registrato un incremento del 125%. Un rappresentante della catena di supermercati Asda ha detto: "Dall'inizio di settembre abbiamo registrato una grossa crescita nella vendita di oggetti per bambini, come se i genitori si stessero preparando all'arrivo dei propri figli". Possiamo attribuire questo fenomeno al baby boom che a settembre ha investito la nazione. Come se non bastasse è iniziato anche il toto nomi per il futuro royal baby di Kate Middleton e William, i più papabili sono Arthur e Alice. L'annuncio della gravidanza di Kate Middleton ha sconvolto in modo positivo ovviamente il paese per tutta una serie di fattori. Il primo, perché ovviamente si sapeva che Kate non vedeva l'ora di essere ancora una volta mamma, e già da tempo diceva di volere tantissimo un altro figlio. Il secondo perché sembra che anche Pippa, sua sorella, sia in attesa del primo figlio, e l'idea che vivano la gravidanza insieme delizia tutto il popolo inglese. Il terzo, perché tutti adorano i bellissimi bambini di William e Kate e adorano vedere l'immagine della famiglia perfetta e felice che rappresentano, figuriamoci con una piccola new entry. Futura mamma piena di gioia. Purtroppo Kate Middleton sta passando un brutto periodo anche in questa nuova gravidanza visto che sta soffrendo, come al solito, di nausee fortissime. La duchessa di Cambridge è stata ricoverata in ospedale ancora una volta e ha dovuto annullare i suoi impegni, ovviamente si spera che sia solo una cosa provvisoria e che si riprenda al più presto, affinché possa godersi anche le gioie del suo periodo di gestazione. Mamma semplice e affettuosa, è lei a prendersi cura in primo luogo dei suoi figli, decidendo cos'è meglio per loro senza seguire le rigide regole dell'etichetta di corte, cosa sempre più disattesa dalle nuove generazioni. Per questo è una delle donne più amate del Regno Unito e una delle mamme più ammirate.